Prima insalata raccolta. Hai visto il cancello? Dai. Posso provare, ma? Prova. Che? Così ci si gioca con i gattini. Però fagliela prendere ogni tanto, se no si rompe il cazzo. No, non è, non gli abbiamo mal di testa. Nuova qualità, ragazzi. Nuova birra trovata all'Oasi, come la statua. Danilo capirà. Per la gioia di mio fratello Enrico, metteremo l'orto in cassetta. Che donna, ragazzi. Prodotto marchigiano. Fatto giù. No, troppo. Prova. Ecco, tieni la dritta. Ora siamo pronti per fare l'orto in cassetta, ragazzi. Anche se abbiamo l'orto, però siccome mio fratello Enrico insiste tanto su questa storia dell'orto in cassetta, quindi adesso metteremo delle erbe aromatiche tipo basilico e prezzemolo in cassetta. Ho trovato dei semi di basilico al limone, ragazzi. Proviamo. Però ci piace sperimentare anche l'orto in cassetta. L'orto in cassetta è ovvio. Vai. Come diceva mio fratello Safua della pizzeria, tir! Ciao tir! La pesca concorrente! Incredibile, camper jam con 8000 metri quadri di terra si mette a fare l'orto in cassetta. Però ci piace sperimentare. Sperimentiamo! Devo dire che è bello qua. Però siccome mio fratello Enrico insiste a dirmi già ma fai l'orto in cassetta, proviamo a fare pure sto cazzo di orto in cassetta. Allora ragazzi, abbiamo preparato il terriccio, la terra. Ringraziamo Filippo 47 che ci ha portato. Ed è venuto anche direttamente una volta qua in villaggio. Leggi un po'. Orto frutta Forlì. Orto frutta Forlì. Perché ricordiamo sempre, ragazzi, e anche che di qua. Vai.
è ben accetto venire al villaggio, sì, ma offrendo qualcosa. Sì, sempre. No, perché Enrico insiste su questa roba dell'orto in cassetta, quindi facciamo le erbe aromatiche in cassetta. Guardiamo. Questo qua non l'ho mai visto, basilico al limone. Ok. Aromatico però. Sì. Mm. Facciamo uno di basilico e uno prezzemolo. Okay. Fammi inquadrare. Vado a prendere l'altra. Sì, sì. Orto in cassetta, ragazzi. Uh-huh. Direttamente dal villaggio full timer. Anche se abbiamo 8000 metri quadrati. Pure le cassette dobbiamo usare. Pure le cassette. Uno c'ha 8000 metri quadri di terra. Copiano tutto. Le storie nostre. Io no? Devo usare le cassette per. Il bro, quello lì che si è comprato. King. Guarda le mani di un vero lavoratore, cazzo. Inquadrale bene. Chi è? Guarda, to. Tutte nere, che schifo. Oggi faremo le cose che dobbiamo fare come tutti gli altri video. Ora sto correndo perché mi va così a caso. Prendiamo questa pala qua. Ciao! Ok, raga. Con l'aiuto della moto zappa, ora Monica che storia che ha fatto, abbiamo ricoperto, tolto prima di tutto. Arriverà una bella pioggia, ma è anche arrivato il pacco direttamente da Cagliari, nuovo sponsor, ragazzi. Adesso andiamo a prendere la forca, giustamente, stava qua. Sì, lo so. Pier, questo è per te, sto fumando le sigarette, i liquidi, Dio boh, quando cazzo arrivano? Andiamo a prendere il concime, poi lo mettiamo. Come l'orto in cassetta. Comunque ragazzi, la gag è stata figa perché mi è piaciuto anche fare l'orto in cassetta. Ma non vale un cazzo perché ce l'ho a terra. Qua abbiamo messo il sedano, un po' di insalata ancora, peperoncini piccanti, peperoncini dolci e ci vediamo al prossimo video con l'orto in cassetta. Ma io lo faccio burino, split, tu fai tech, lei lo vuole pulito, 10k sulla pay, non accettiamo bonifico. Sputo rap, lascio tracce sul diario, mentre brucio le sciocchiazze sul divano, parli troppo, sembri pazzo, giù il sipario, la mia vita sembra un carcere giudiziario. Chi nella vita resta sempre sulla difensiva, non ci capiamo eppure siamo sulla stessa linea, ma per il cuore non esiste ancora medicina, sta pompando questa merda fino alla rovina.